Quando Dante compone la Divina Commedia, aderisce pienamente alla visione cosmologica della cultura medievale. All'epoca l'inferno era rappresentato come una cavità a forma di cono rovesciato, con l'ingresso sotto la città di Gerusalemme e il vertice nel centro della terra. La cavità infernale si era formata a ritrarsi delle terre a contatto con il corpo di Lucifero caduto dal cielo. Agli antipodi di Gerusalemme si ergeva il Monte del Purgatorio, formato proprio dalle terre fuoriuscite dal cuore del mondo. In cima al Purgatorio, Dante colloca il giardino dell'Eden del racconto biblico, il posto della terra più vicino a Dio. Il Paradiso, infine, è strutturato secondo la rappresentazione cosmologica tolemaica, che vedeva la terra al centro dell'universo e il Sole e le altre stelle ruotarle intorno. Anche nella struttura simmetrica dell'opera si riflette l'ordine unitario che regola tutto l'universo. La vasta e molteplice materia del poema si organizza in una forma rigorosamente geometrica, che racchiude in sé un significato espresso nella simbologia dei numeri. I principi regolatori del poema sono infatti i numeri 3 e 10, numeri fondamentali per la mistica medievale, essi alludono infatti alla Trinità e al mistero di Dio. L'opera è composta da tre cantiche, come i regni dell'oltretomba, ciascuna divisa in 33 canti più uno che funge da proemio. Il totale è 100, che è il numero 10 moltiplicato per se stesso. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi, più un vestibolo. Di nuovo ricorre il numero 10. Il purgatorio è composto da 7 cornici, un antipurgatorio e il paradiso terrestre. Il totale è 9, di nuovo il numero 3 moltiplicato per se stesso. Allo stesso modo, il paradiso è distinto in 9 cieli, più l'empireo. Di nuovo il 10. Come una cattedrale gotica, la Divina Commedia realizza una sintesi dell'universo medievale che nel suo viaggio Dante percorre e descrive interamente. La struttura del cosmo dantesco viene immaginata con precisione realistica. L'ingresso all'inferno si trova presso Gerusalemme, ad eguale distanza dai confini del mondo, il Gange e le colonne d'Ercole. La caduta di Lucifero, l'angelo ribelle che si è conficcato al centro della terra, ha provocato la voragine infernale. Nell'emisfero australe, occupato dall'oceano, la roccia che si è ritirata di fronte al demonio ha formato il Monte del Purgatorio. Attorno al globo terrestre, sferico e immobile, secondo le indicazioni del geografo antico Tolomeo, ruotano 9 cieli, che prendono il nome dalla Luna, dai pianeti e dalle stelle. Ancora oltre, nell'immateriale empireo, Dio viene adorato dai beati della Candida Rosa e circondato da 9 cori angelici.